Leo Castelli, il primo italiano che affrontiamo in questo ciclo dedicato ai grandi galleristi della storia. Nasce il 4 settembre del 1907 da padre ungherese e da madre italiana, ebrea sefardita, della quale erediterà non solo il cognome ma una grandissima eleganza. Da parte del padre, invece, erediterà un'educazione di tipo più asburgico, tesa fondamentalmente a fare sempre le cose al meglio, con grande professionalità, metodo e strumenti corretti. Nel 1914, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il padre decide di spostare l'intera famiglia in quella che considera la sua capitale elettiva, Vienna. Qui il giovane Leo non solo perfeziona la lingua tedesca, ma soprattutto si appassiona alla sua letteratura. Alla fine della guerra la famiglia rientra in Italia e qui vi rimane per gli anni a venire. Nel 1929 ci sono tre grandi accadimenti, due storici e uno personale. Quelli storici sono la grande crisi del 24 ottobre, l'inaugurazione del MoMA con un giovanissimo direttore 27enne, Alfred Barr, che sarà fondamentale nella vita e nella formazione di Leo Castelli nel momento in cui arriverà in America, e Leo si laurea in giurisprudenza a Milano, città che lascerà però nell'immediato successivo. Sono gli anni in cui stringe un patto col padre, che lo vuole vedere assunto o comunque a seguire gli affari di famiglia in una compagnia assicurativa. E il patto consiste nel fatto che se lui non si dovesse appassionare a questi temi, il padre l'avrebbe poi assecondato nella sua passione primaria, che è appunto quella della letteratura, in modo particolare la letteratura tedesca, facendola diventare una professione. E quindi nel 1932 il padre lo trasferisce a seguire l'agenzia della compagnia assicurativa di famiglia a Bucarest. Qui non si appassionerà alle tecniche bancarie e amministrative della compagnia, piuttosto si innamorerà della giovane Ileana, figlia del miliardario Mikhail Shapira. Ileana che sin da bambina dimostra una grandissima passione verso l'arte, che poi più avanti vedremo sfociarsi anche in un gran fiuto. I giovani si innamorano, si sposano di lì a pochissimo, lei non ha neanche 18 anni, lui 25. Ma Bucarest è una città che sta stretta alla giovane coppia e di lì a pochissimo si trasferiscono nella più effervescente Parigi. Il 1932 è anche l'anno della vittoria del Partito Nazionale Socialista, che cambierà l'assetto di tutta l'Europa e non solo. Fra le tante conseguenze c'è anche la chiusura del Bauhaus e gran parte degli artisti sono costretti, chi a riparare a Parigi e chi a fuggire in America. In particolar modo quelli che ripareranno in America avranno come punto di riferimento la Black Mountain College nella Carolina del Nord. È una scuola fondamentale che vedremo anche successivamente nella storia di Leo Castelli, perché è il luogo dove si forma una nuova estetica americana fondata sulla interdisciplinarità delle arti. E qui avranno sfogo personalità geniali come John Cage, di cui peraltro Leo Castelli diventerà amico e avrà una grande ammirazione, ma anche C.I. Twombly, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham. Insomma, è veramente un luogo particolarmente vivo nella nuova, appunto, estetica americana. Intanto Leo e Ileana a Parigi cominciano a costruire la loro vita. Entrano in contatto con l'architetto Drouin, che disegnerà la loro casa. Leo sarà assunto alla Banca d'Italia, lavoro che continuerà a fare malvolentieri, e Ileana invece ha la possibilità di affinare le sue conoscenze, in modo particolare verso l'Art Déco, che è la sua grande passione. Con l'architetto Drouin l'amicizia si farà così stretta e la passione in comune verso l'arte li porterà a costituire una galleria insieme. Ma siccome Leo lavora in banca, farà il socio finanziatore, che è una pratica abbastanza usuale nelle gallerie d'arte, sebbene i soldi non sono i suoi ma quelli del suocero, mentre invece Drouin appunto si occuperà della conduzione quotidiana. Inizialmente la galleria ha una attenzione verso l'Art Déco, proprio per la passione di Ileana, per gli oggetti disegnati dall'architetto Drouin, e di lì a poco dopo comincerà a seguire alcuni artisti surrealisti. Questo arriva da un contatto di Leo Castelli, che non si sa se anche sentimentalmente si avvicina alla felina e intraprendente Leonor Fini, artista di origine triestine, che lo porterà all'interno di tutto il gruppo surrealista che in quel momento rende vivace Parigi, e in modo particolare Salvatore Dalí, che lui ama moltissimo, Max Ernst e tanti altri.
Ma l'avventura della galleria avrà vita breve. Inaugurata con grandissimo sfarzo in Place Vendôme nel maggio del 1939, evidentemente con l'occupazione dei tedeschi e le origini ebree dei castelli, appunto, ha vita breve, soprattutto per la giovane coppia. Drouin rimarrà a Parigi, mentre invece Leo e Leana sono costretti prima a rifugiarsi nel sud della Francia. Ma poi questo evidentemente non basta e attraverso gli aiuti del suocero Michael Shapira, che è già arrivato in America da qualche tempo, attraverso permessi e denaro riescono con un viaggio lunghissimo, estremamente faticoso, lungo ben 6 mesi, prima a riparare in Marocco, poi a fuggire in Portogallo e poi finalmente l'America. E il 1 marzo del 1941 la giovane coppia sbarca a New York. Qui Leo arriva con un bagaglio culturale non indifferente. I rapporti intrecciati con gli esponenti del surrealismo, in modo particolare con Max Ernst, che diventerà il futuro marito di Peggy Guggenheim, lo mettono giusto appunto in contatto con Peggy, la quale a sua volta è dovuta scappare per le persecuzioni ed è rientrata a New York. La galleria di Peggy Guggenheim è il punto di riferimento di tutta la cittadinanza, di tutti gli appassionati d'arte e in modo particolare di Leo. Leo e Ileana andranno ad abitare sulla 77esima in una casa acquistata dal suocero. E questo è il punto di partenza della loro vita newyorkese, che sarà fondamentalmente una vita di formazione e di studio, non tanto lavorativa. Nel 1943 Leo, per sentirsi più americano degli americani, decide di arruolarsi nell'esercito e viene mandato, forte della padronanza della lingua rumena, appunto in una missione di controllo in Romania. Qui vi rimane 2 anni, facendo tutto sommato una bella vita, e al rientro riconsolida i rapporti con Drouin, che nel frattempo, pur solo avendo tirato avanti senza grandi successi la galleria, però è riuscito a rimanere in piedi nonostante l'occupazione tedesca. E con la fine della guerra, mentre alcuni galleristi come Peggy Guggenheim decide di rientrare in Europa privilegiando Venezia a Parigi, Leo Castelli decide di rimanere decisamente a New York e qui diventa appunto il punto di riferimento per la pittura di Kandinsky, Klee, Mondrian, Dubuffet. E con metodo inizia a studiare il mercato dell'arte e arriva a 2 conclusioni. La prima, per una sua indole assolutamente personale, instaura delle relazioni di altissimo livello con gran parte dei colleghi o futuri colleghi della piazza di New York, ma non solo della piazza di New York. Arriva ad avere delle strettissime relazioni con professionisti anche dall'altra costa americana. E questo in un futuro lo aiuterà moltissimo a divulgare il nome e l'opera degli artisti che lui segue. Dall'altra comincia a rendersi conto che non potrà continuare a essere il punto di riferimento della vendita dei surrealisti o degli espressionisti astratti, perché a New York ci sono già altri protagonisti professionali che stanno facendo questo e avendo una struttura precisa sul luogo, evidentemente sono molto più forti di lui. E questo andrebbe comunque a intaccare il lavoro di qualcun altro. E quindi comincia a perlustrare, a cercare di capire dove può andare a posare il suo sguardo per quella che sarà la sua futura attività. E farà attenzione a quello che succede alla Black Mountain College nella Carolina del Nord, che abbiamo visto agli inizi, che è stato un luogo che ha accolto fra gli altri, evidentemente era nato per conto suo, ma ha accolto fra gli altri molti degli artisti che erano scappati dalla scuola dei Bauhaus subito dopo la vittoria del Partito Nazionale Socialista. E qui ha la possibilità di stringere delle amicizie che saranno fondamentali, in modo particolare con John Cage, ma anche con coreografi, ballerini e scenografi che in futuro creeranno delle vere e proprie installazioni e performance in quella che poi sarà la sua galleria nel momento in cui l'aprirà. Non lesina i viaggi comunque verso l'Europa. Nel 1949 rientra a Parigi, dove decide di interrompere l'attività con Drouin e di comune accordo decidono che Drouin si riprende a tutto e per tutto la galleria e lui rientrerà dell'investimento iniziale, che poi era del suocero, ma è come se fosse suo, con la presa in carico di alcuni dipinti che costituiranno il punto di partenza della collezione che lui venderà nel momento in cui aprirà la galleria. Nel frattempo, a Parigi è l'occasione di stringere l'amicizia con John Cage, di cui Leo Castelli ammira la leadership, la capacità di pensiero che va molto oltre a quello che è la sua attività e la sua abilità di musicista.
Rientrato a New York nel 1950, non sta con le mani in mano e mentre a pochi isolati di distanza un giovane grafico pubblicitario inizia la sua carriera, Andy Warhol, nella nona strada con il titolo di Nine Street Show, che in realtà Leo Castelli aveva intitolato Salon des Refusés, che abbiamo già visto ha portato molta fortuna agli artisti che vi hanno aderito. Comunque, nella Nine Street Show organizza, finanzia e progetta una collettiva di ben 61 personalità diverse che sarà considerato l'evento dell'anno ed è la prima volta in cui viene esposto un dipinto di Robert Rauschenberg. E a 51 anni, il 1 febbraio del 1957, apre la Leo Castelli Gallery. Non sarà un'inaugurazione sfarzosa come quella che abbiamo visto in Place Vendôme con il socio Drouin, piuttosto molto sottotono nell'appartamento dove vive con Ileana, senza licenza, senza insegna e senza vetrina. Questo non toglie che organizzerà una serie di mostre di grandissimo successo. Il primo fra questi è a Salvatore Scarpitta, con cui avrà poi un rapporto praticamente eterno e molto longevo, ma anche con Robert Rauschenberg, con C.I. Twombly e ancora con Jasper Johns e Yves Klein. Insomma, non ne sbaglia una. E la Leo Castelli Gallery diventerà anche il punto di riferimento per il direttore del MoMA con la sua bravissima curatrice Dorothy Miller, che frequentano assiduamente e acquistano continuativamente nella galleria di Leo Gallery. È anche il momento in cui si avvicina uno dei grandi collezionisti delle opere proposte da Leo Castelli, che è Panza di Biumo, che poi costituirà una collezione pubblica, tutt'oggi visitabile, e in gran parte appunto è costituita dalle opere giovanili degli artisti scoperti e promossi e in qualche maniera costruiti da Leo Castelli. Nel 1959 Ileana, stanca delle continue scappatelle di Leo Castelli, chiede il divorzio. Ma è un divorzio molto particolare perché i due hanno un'intimità, una confidenza, una condivisione di intenti fuori dal comune. Infatti il divorzio non porterà ad alcuna rottura da un punto di vista dell'amicizia e dell'attività lavorativa. Fra l'altro di Ileana abbiamo parlato poco, ma in realtà è una figura centrale nella vita di Leo Castelli. Come abbiamo visto, sin da giovane età lei è molto appassionata di arte, ma in modo particolare dimostra un fiuto che probabilmente non ha nemmeno Leo Castelli e quindi è sempre stata una collaboratrice che ha condiviso tutte le scelte del marito, in moltissimi casi è stata la prima a individuare alcune personalità artistiche, ha sempre sostenuto Leo Castelli anche successivamente al divorzio, mai mettendosi in mostra, facendo in modo che Leo Castelli avesse la sua visibilità. E quando anche lei si sposerà con Michael Sonnabend e costituirà una galleria con il nome proprio di Sonnabend, non farà mai nessuna mostra che in qualche maniera possa offuscare l'attività del marito. E nel 1961, attraverso una presentazione del direttore della galleria di Leo Castelli, Ivan Karp, personaggio tanto distante quanto complementare a Leo, presenta a Castelli un artista che diventerà fondamentale nell'attività della galleria, vale a dire Roy Lichtenstein. Nel momento in cui Leo Castelli entra nello studio, si infatua del suo segno così particolare, così fuori dai canoni, fino a quel momento mai visti. E organizzerà una serie di mostre, una di successo via l'altra, la prima delle quali con la collaborazione della regia appunto di John Cage che abbiamo visto in precedenza. Tra il 1963 e il 1964 mette a segno due mostre con altrettanti artisti di grande livello. La prima è Frank Stella e la seconda è Andy Warhol. La storia con Andy Warhol era già iniziata qualche anno prima, quando Warhol aveva tentato di farsi promuovere proprio da Leo Castelli, il quale non aveva compreso inizialmente il segno e il linguaggio di Andy Warhol. E quindi Andy si era rivolto alla bravissima Eleanor Ward della Stable Gallery per iniziare un rapporto. Quando Warhol insiste con Leo Castelli per essere trattato, perché comunque arrivare alla Leo Castelli Gallery ormai era diventato un punto d'arrivo per ogni artista particolarmente ambizioso. Leo Castelli tratta con Eleanor Ward, con cui non vuole rompere un ottimo rapporto, come ha con tanti altri colleghi, e quindi alla fine trovano un accordo e Andy Warhol passa dalla scuderia della Ward a quella di Leo Castelli.
Sono anche gli anni in cui Leo Castelli avvia un'importante relazione fra gli artisti e gli stampatori. In modo particolare sembra quasi voler prendere il volano e il testimone di Vollard, che aveva fatto grande la stampa a Parigi un paio di decenni prima, e fa sì che la gran parte degli artisti della pop art incidano. Lo fa attraverso una stamperia famosissima, la Universal Limited Art Editions di Tatiana Grossman. E non solo, si affida anche a Hiroshi per quanto riguarda le stampe di Jasper Johns, particolarmente difficoltose. In alcuni casi ci sono dei soggetti che vengono costruiti attraverso 45 matrici diverse. Quindi un lavoro immane che verrà poi preso in mano dalla seconda moglie nel momento in cui nel 1971 Leo Castelli trasferirà la galleria dalla 77esima a West Broadway. Sarà Toini a continuare l'attività sulla grafica, rimanendo appunto sulla 77esima strada con la Leo Castelli Grafica. Un'attività, quella del mercato delle stampe, che sicuramente è venuto in aiuto in un decennio difficile per l'America, che ha dovuto fronteggiare la morte di Kennedy, di Martin Luther King, la svalutazione del dollaro, lo scandalo Watergate, l'embargo del petrolio. Insomma, diversi problemi da fronteggiare e certamente sono situazioni in cui il mercato dell'arte non brilla. E in un contesto di questo genere, nel 1971, Leo Castelli prende una decisione decisamente controcorrente. Normalmente le gallerie sono nei luoghi più nobili di una città, considerati più di lusso, che per quanto riguarda Manhattan è uptown, fondamentalmente tutto ciò che è sopra la 57esima strada. Lui decide di aprire uno spazio molto grande, necessità che deriva dal fatto che i suoi pittori cominciano a produrre anche dei dipinti particolarmente grandi di dimensioni, e decide di andare in downtown, nel 420 di West Broadway. Con lui in realtà arriveranno subito altre gallerie, quella della moglie, Weber e tanti altri, e costituiranno una sorta di polo che noi oggi conosciamo come Soho. Questa operazione, che poi diventa anche un'operazione immobiliare in un secondo momento, perché la valorizzazione di questi immobili sale così tanto che a un certo punto i galleristi stessi non sono in grado più di pagare gli affitti e tantomeno di comprarsi gli spazi. Questa cosa succede anche poi per Chelsea, quindi ci sarà un trasferimento da Soho a Chelsea. E avviene in realtà in quasi tutte le città, è avvenuto a Londra, è avvenuto a Milano, a Berlino, e come un surfista che sa prendere l'onda giusta, sono gli anni in cui comincia a seguire anche alcuni artisti del movimento minimalista, in modo particolare Robert Morris, Dan Flavin e Donald Judd. E altrettanto farà con il concettuale di lì a pochissimo tempo dopo, motivo che gli permetterà di entrare in contatto con Jeannine Sospironi, un grande altro gallerista con cui avrà degli ottimi rapporti e con cui avvierà una collaborazione particolarmente stretta e produttiva. Con il minimalismo avvicina un grande collezionista, abbiamo già visto il Panza di Biuomo, ma in questo caso si tratta di un tedesco, Peter Ludwig, che viene da Colonia, personaggio particolarmente riconosciuto anche oggi perché gli è stato intestato un museo e la sua collezione è una collezione pubblica visitabile. Sarà perché sono anni di recessione, ma né il minimalismo né il concettuale gli portano il successo che lui aveva avuto con la pop art. Questo comunque non gli impedisce di mantenere alcuni artisti, come aveva fatto in passato con Roy Lichtenstein, in questo caso lo fa anche con Salvatore Scarpitta, il quale per riconoscenza anni dopo gli regalerà addirittura una Maserati. E quando arriva un nuovo gallerista di cui si sa molto poco, se non il fatto che vendeva poster a Los Angeles e che nello studio ha dipinti di Kia, Clemente e Cucchi, gallerista di nome Larry Gagosian, Leo Castelli decide di aggiungere un'altra galleria a quella di West Broadway e apre un nuovo spazio in Green Street. È un luogo completamente diverso da quello che abbiamo visto finora. Intanto è enorme, sono 300 metri per 120, alto 6, e soprattutto sembra una piccola cattedrale romanica.
E all'interno di Green Street, Leo Castelli dà vita a un programma veramente effervescente in cui passano la gran parte degli artisti più noti del momento con mostre evidentemente molto grandi e molto esplicative. Purtroppo il programma finisce 8 anni dopo a seguito di un incidente, nel momento in cui stanno per costruire un'installazione di ben 16 tonnellate di Richard Serra. Un pezzo casca e trancia la gamba di un operaio. Leo Castelli non se la sente di proseguire la sua avventura in Green Street e questo incidente determinerà la chiusura dello spazio. Oltre a Larry Gagosian, in West Broadway arriva una gallerista di cui si sentirà parlare, Mary Boone. Donna assolutamente fuori dai canoni, inizialmente anche un po' invisa a Leo Castelli, ma con cui invece poi allaccerà una significativa amicizia, Mary Boone scopre un altro artista, Schnabel, che poi in un momento successivo condividerà appunto con Leo Castelli. Nel 1987 deve affrontare due lutti. Uno è quello della moglie Toini e il secondo è quello di Andy Warhol. Per quanto questi non sia sicuramente uno degli artisti che lui ami di più all'interno della scuderia, perché ha effettivamente una predilezione per Lichtenstein e Jasper Johns, la morte di Andy Warhol è un lutto significativo da dover affrontare, non solo per Leo Castelli, ma per l'intero sistema dell'arte. La morte di un mito è sempre particolarmente dolorosa. L'89 è l'unico anno in cui una mostra della moglie Ileana Sonnenberg offusca in qualche maniera quella di Leo, l'attività di Leo Castelli. Ileana nel frattempo in questi anni aveva aperto una galleria a Parigi e con Leo Castelli collaborava fittamente per portare alcuni degli artisti americani in Europa e appunto in modo particolare a Parigi. Qualche anno successivo decide di aprire a sua volta una galleria anche a New York e appunto nell'89 fa una mostra che per la prima volta in qualche maniera appanna un po' il mito del marito, in modo particolare perché nella collettiva che organizza ci sarà un personaggio di cui sentiremo parlare molto a lungo, Jeff Koons. Nonostante il successo della moglie, in ogni caso questo è anche l'anno del fatturato record della Leo Castelli Gallery, che per la prima volta raggiunge la cifra importante di 10 milioni di dollari. Purtroppo, come sappiamo, le gallerie hanno dei fatturati che oscillano moltissimo da un anno con l'altro e dipendono da tantissime variabili, e solo l'anno successivo lo dimezza ritornando ai parametri del 1987. Che Leo Castelli sia sempre stato affascinato dalle donne l'abbiamo visto in più occasioni e alla veneranda età di 89 anni conosce la brava e giovane storica dell'arte Barbara Bertozzi, che di anni ne ha 35, e nel 1999 si sposano. Con la maturità decide anche di spostare la galleria di nuovo in Uptown al 59 di East Street. Il 21 agosto del 1999, a 92 anni, si spegne a New York. Con Leo Castelli si chiude un'era, un uomo che ha cavalcato l'ultimo tratto di un millennio, è un uomo che ha portato nel mestiere di gallerista delle novità. La prima sicuramente quella di avere delle relazioni molto solide, molto profonde, sane, mai focalizzate al guadagno, ma che miravano a sostenere e a divulgare il nome di un artista. Non ha apprezzato molto chi faceva il secondo mercato, che ha sempre visto un po' come un parassita di coloro che invece scoprono, costruiscono e portano avanti la carriera di un artista quando viene scoperto ancora in giovane età. Ha portato un metodo nel mestiere del gallerista, è uno dei primi galleristi che ha concepito il concetto dell'archivio, della classificazione di tutte le opere. Il suo archivio era famoso e veniva studiato da critici, colleghi, artisti e direttori di musei. È un uomo che ha portato eleganza, è un uomo che ha portato competenza, è un uomo che ha portato in questo mestiere il senso dell'onore.